Eccoci in diretta dagli studi di Radio Evolution, questa piccola radio dal cuore grande. Ben ritrovati a tutti voi in questa giornata semi primaverile, perché in realtà c'è qui a Verona, da dove trasmettiamo, un tempo direi incerto. La temperatura c'è, ma il cielo è grigio e gonfio di nuvole. Beh ragazzi e ragazzi cari, siamo arrivati alla 532esima puntata di I Am Your Coach, trasmissione in diretta dedicata a voi ragazzi in crescita, ma anche a tutti i ragadulti che in questo momento hanno deciso di dedicare qualche minutino del loro pomeriggio all'ascolto di questa trasmissione. Lo ricordo che poi alle ore 19 e alle ore 23 ci sarà la replica, ve lo dico perché se magari l'argomento che trattiamo vi stimola e vi viene voglia di farlo ascoltare a una vostra amica o a un vostro amico, lo potrete sempre fare. Beh, insomma, il viaggio è quello che è. Noi siamo in viaggio e naturalmente, come sempre, dobbiamo sempre comprendere quanto sia importante il viaggio della vita e di come noi in realtà siamo tutti chiamati a fare un viaggio nel corso della vita. Io sono davvero molto felice di essere ancora una volta qui con voi e naturalmente saluto tutte le persone che sono in diretta, perché la cosa è davvero molto bella. Allora, da questo punto di vista vorrei che noi incominciassimo a fare questa piccola riflessione. Vorrei parlarvi cioè di una cosa che si chiama, diciamo, fatica. Beh, sembrerà un po' strano, no? Parlare di fatica. La fatica. E la fatica è un qualche cosa di bello. Oddio, qualcuno mi dirà, ma sei proprio sicuro che sia qualcosa di bello, la fatica? Beh, probabilmente dovremmo sempre domandarci di che fatica stiamo parlando. Dovremmo sempre cioè domandarci se è meglio far fatica o è più faticoso non far fatica. Mamma mia, dice il coach, oggi non ha dormito tanto bene, non ho dormito benissimo. Ma il problema della fatica è davvero un argomento molto serio, secondo me. Allora, partiamo dal presupposto. Ogni volta che noi ci alziamo dal letto, dobbiamo sfidare una legge, la legge di gravità. E dobbiamo, detto in altri termini, cercare di andare oltre quello che è il normale peso del corpo, che sarebbe quello di rimanere sdraiato. Sì, il nostro corpo in effetti preferirebbe tranquillamente starsene di bello sdraiato. E invece noi dobbiamo praticamente fare fatica, cioè dobbiamo sfidare la legge di gravità. Allora sembrerebbe che anche da neonate e da neonati facevamo fatica, perché quando ad esempio abbiamo, come vi dico, delle cose talmente dettagliate in questa puntata che probabilmente rimarrete sorpresi da quello che vi dirò. Ad esempio, un bambino, una delle prime cose che deve imparare è quella di alzare il collo. Pensate che i bambini, quando sono piccoli, non sono in grado di alzare il collo. Non so se voi questo lo sapevate. Sapevate? E per far questo impiegano un sacco di mesi. Cioè proprio davvero un sacco di mesi. Mesi, non giorni, mesi. Sino a quando, circa verso il quarto o quinto mese, dipende dal bambino e dalla bambina, questo qui incomincerà finalmente a stare con il collo in su. E vedi proprio che questa bambina, questo bambino, questo anzi neonata, questa neonata, hanno per la prima volta la capacità di reggersi sul proprio collo. Beh, guardate che adesso voi direte, ma che cosa ci stai dicendo, coach? No, vi sto dicendo una cosa importante, ragazzi. Noi non siamo nati per stare col collo piegato. Noi non siamo nati per stare col collo che pendola da tutte le parti, che va verso il giù. Noi siamo nati per alzare la testa, signori miei. Noi siamo nati per alzare la testa, per guardare verso il cielo, per scrutare le stelle. Noi siamo nati per sfidare la legge di gravità. Noi siamo nati proprio per questo. E guardate che se noi non riusciamo a far questo, difficilmente poi troveremo quella meravigliosa, intima gratificazione che ci dice: ho conquistato il cielo. Ah, che bello è conquistare il cielo. Vorrei anche ricordare che questo 7 di maggio qua, questo sabato che sta, 9 maggio scusate, che sta per arrivare,
A Riva del Garda ci sarà una bella puntata a salire sulle spalle dei giganti. Ci sarà un evento organizzato da Casa Mia, un'associazione molto attiva sul territorio a Riva, che ha voluto organizzare una serata per i giovani, per gli adolescenti e i genitori, dal titolo Salire sulle spalle dei giganti. È aperto a tutti, l'ingresso è libero. Io sarò il conduttore, ma ci sarà anche Andrea Picco e poi ci sarà anche Massimiliano Corrà, per cui ci sarà teatro, musica e grandi personaggi che verranno a trovarci e a raccontarci come potremmo salire sulle spalle dei giganti. Perché quando noi saliamo sulle spalle dei giganti scopriamo che una volta che scendiamo siamo diventati un po' più giganti anche noi. Allora è davvero molto bella l'idea di salire sulle spalle di questi giganti dell'umanità. Siete tutti invitati, tutti. È alle ore 20:30, l'ingresso è libero. Se volete venire un po' prima, magari trovate posto anche un po' più comodo. Comunque sia, troverete l'indirizzo dell'evento andando a vedere sul sito del Centro Studi Evolution, dove troverete esattamente l'indirizzo, dove si trova. E chi vuol venire sarà ovviamente ben accetto e ben accolto. I giganti chi sono? Ecco, sono persone che hanno sfidato la grande forza d'inerzia, della passività. Le cose non possono mai cambiare. Sapete vero qual è lo slogan della nostra radio? Di George Bernard Shaw, uno filosofo, scrittore, il quale diceva: tutte le persone guardano il mondo e chiedono perché, perché è ingiusto, perché non va bene, perché è pieno di sofferenza. Io guardo al mondo e penso a cose mai esistite e mi domando perché no? Ah, eccola lì. La differenza è tra chi guarda la realtà in modo passivo e chi guarda la realtà in modo sognante. Ma per sognare, la passività è la mancanza di fatica. Infatti, se tu non fai fatica, sei in uno stato passivo. Se tu sei sdraiato sulla tua bella hamaca, sul tuo bel divano, sei in una fase di totale passività. Cioè, stai giocando d'inerzia. Ebbene, siamo proprio sicuri che vogliamo passare tutta questa nostra vita, che è già breve di suo, in uno stato di inerzia? Cioè, siamo proprio sicuri che quello che noi vogliamo è sdraiarci su una hamaca e lasciarci dondolare dal vento, possibilmente, perché muoversi è anche, vero, costa anche fatica fare dei movimenti col bacino. E siamo proprio sicuri che non vogliamo alzare il nostro collo per guardare quanto è grande il cielo durante l'estate, quanto è meravigliosa la Via Lattea, quanto è bello avere dei sogni che, come dei palloncini o delle mongolfiere, dovremmo essere capaci di far volare il più in alto possibile. Siamo proprio sicuri che non vogliamo scavare la terra? Che non vogliamo mettere i semi della fiducia, dell'autostima, della speranza? Siamo proprio sicuri che vogliamo per tutta la vita continuamente lasciarci trascinare dalla forza d'inerzia, del divertimento, di quello che gli altri fanno? Il divertimento non costa fatica, no? Costa fatica il divertimento, secondo voi? No. Perché? Perché devi semplicemente divertirti, non devi fare altro che divertirti, basta, non devi fare praticamente niente. Ma non sarebbe bello pensare che il più grande dei divertimenti è quello che ti conquisti tu? È quello che ti fai tu? Non è forse bello pensare al lavoro come la strada per avere successo nella vita? Non sarebbe bello pensare alla fatica come qualcosa che ci nobilita, cioè che ci dà la possibilità in realtà di diventare delle persone migliori? Provate a immaginare allora che cosa significa spesso e volentieri, nel corso della nostra vita, rimanere in questo stato di continua passività. Come sia davvero triste nel corso della vita mantenere sempre questo stato di non fatica. E ricordo che siete in diretta, che è il 347 78 14 134 è il numero per mandare i vostri messaggini o per scrivere su WhatsApp. Tanto ormai è tutto gratis, per cui avremo anche teoricamente un'email che viene sempre meno usata, perché ormai la tecnologia e le email fra un po' diventeranno roba del passato, che è diretta @radioevolution-online.com. Naturalmente sono le 14:49, 38 secondi, per cui abbiamo ancora 10 minuti di tempo e avete dunque tutto il tempo per mandare un vostro commento o un vostro aforisma
o una vostra domanda sul tema della puntata. Che bella la fatica! Che bella la fatica, quando la fatica diventa, ripeto, la strada per realizzare il mio desiderio. Il mio desiderio di che cosa? Il mio desiderio di sentirmi vivo, vivo. Quando è che ti senti vivo? Quando provi emozioni. Quando è che provi emozioni? Quando dormi? No, quando dormi non provi emozioni. Tu provi emozioni quando agisci, quando tu vai verso il tuo domani. Quando tu diventi una persona, una ragazza, un ragazzo intraprendente, quando tu ti metti in gioco, quando tu hai voglia di conoscere altre persone, quando tu superi una tua paura, perché la paura è una grande emozione, e la superi, vai oltre la barriera del suono della tua paura, e ti senti più leggero, ti senti meglio, ti senti una persona improvvisamente proprio diversa, nel senso più leggera. Che bello sentirsi leggeri nella vita. Ecco, la fatica allora può diventare per ognuno di noi un grave problema nel momento in cui si studia senza la visione di che cosa quello studio ci potrà permettere di ottenere nel corso della vita. Se io studio senza avere l'idea di quanto attraverso questa mia fatica potrò realizzare la mia intelligenza, potrò dare frutto, potrò, cioè praticamente, vivere tutto quello che di più bello c'è nel corso dell'esistenza. Perché ce ne sono di cose belle nel corso dell'esistenza da andarsi a prendere, da andarsi a conquistare. La fatica di costruire un'amicizia, anche quella c'è. Non pensate alla fatica solo come a quello che si fa, ma pensate anche alla fatica come quello che si vive. Se tu veramente vuoi un amico, devi coltivarla l'amicizia, devi faticare, perché a volte l'amico è pesante, perché a volte l'amico ti delude, ti inganna. Se poi vuoi essere una coppia, lì devi essere allenatissimo alla fatica, perché quando finisce la benzina dell'innamoramento e ritrovi la realtà di tutti i giorni con tutto quello che comporta, altro che fatica, è lì faticosissima fatica. Però è una fatica che crea una famiglia, è una fatica che dà al mondo dei figli, è una fatica che poi ti ripaga di qualsiasi altra cosa. Vedete, c'è qualcuno che vuole prometterci una felicità a basso costo di fatica, come se dovessimo a tutti i costi ottenere quello che ci piace ottenere in modo rapido, senza che da parte nostra ci sia chissà quale particolare impegno. C'è o no chi ci promette questo? Fateci caso. C'è, altro che se c'è, e c'è continuamente. Perché c'è? Perché queste persone giocano proprio sul fatto che la nostra pigrizia, che la nostra forza di gravità ci schiaccia in uno stato di immobilismo. Allora noi vogliamo provare delle sensazioni di euforia, delle sensazioni di evasione della realtà attraverso le sostanze chimiche che annullano il sudore dell'uomo, che annullano la fatica dell'uomo, perché queste sostanze chimiche cosa fanno? Ti praticamente fanno procurare questi viaggi vero fantastici, queste sensazioni qua, ma non c'è la tua fatica, la tua fatica non c'è più, viene bruciata, mangiata, divorata. Rifiutatevi di non faticare, imparate da Gesù e imparate come Gesù ha affrontato la fatica di salvare l'umanità, come Gesù non si è sottratto dal sudore, non si è sottratto dalle spine, dai flagelli, dagli insulti, dalle ingiurie, non si è sottratto da nulla, ha portato sino in fondo la sua croce e in questo modo che cosa ha prodotto? Ha prodotto quello che nessun altro essere umano, per quanto genio, per quanto gigante, potrà mai produrre. Ha prodotto la salvezza dell'umanità. Ci ha dato la possibilità di avere un gancio in mezzo al cielo e di poterci agganciare a questa croce per a nostra volta salire in alto e per sentire che anche quella fatica, se portata con amore, se portata con entusiasmo, se portata con passione, può essere portata avanti. Come fanno le mamme a faticare così tanto e continuare ad andare avanti? Io me lo chiedo spesso. Queste benedette mamme qua, come faranno mai? Ma perché loro sono sostenute nella fatica di ogni giorno dalla forza più potente che c'è, che si chiama
amore. E l'amore crea la motivazione delle motivazioni. Quando si agisce per amore, si è super motivati. Siamo passati alla motivazione 4.0. Siccome noi eravamo fermi alla 3, vi informo che quando noi facciamo qualcosa per amore, andiamo alla motivazione più alta che c'è, che è la 4.0. Nemmeno per realizzare me stesso il mio desiderio. Perché l'amore mi porta ad fare qualcosa non soltanto per me, ma per gli altri, per le persone a me vicine, per quelli che verranno dopo di me, come ha fatto Martin Luther King, di cui parleremo il 9 di maggio a Riva del Garda, sarà uno dei giganti che entrerà. Poi parleremo anche di Mandela, cos'è che ha fatto Mandela, un altro gigante che entrerà a far parte del nostro, della nostra carovana, no? Cioè parleremo di queste persone che hanno fatto qualche cosa per il bene di tutti. Parleremo di Walt Disney, che cosa ha fatto Walt Disney, perché anche Walt Disney tutto quello che ha fatto non l'ha fatto per se stesso, l'ha fatto per le proprie bambine e l'ha fatto per tutti i genitori del mondo e per tutti i bambini del mondo. Lui aveva il desiderio di qualcosa che potesse rendere felici le famiglie, capite? Per cui il suo parco dei divertimenti è nato su questa motivazione qua, che non era solo del guadagno economico, ma era di dare a tutta l'umanità la possibilità di essere ancora dei bambini che hanno ancora lo stupore, dei bambini che chi è bambino non fa del male, chi rimane bambino dentro non uccide, il bambino non è una persona che porta distruzione sulla faccia della terra. Il bambino porta stupore, meraviglia, gioia di vivere. Il bambino porta queste cose. Guardate che i bambini portino distruzione. I bambini portano gioia, portano vita. Sono i figli della vita. E dunque, ecco che Walt Disney praticamente faceva così. Non è meraviglioso questo? 347-78-14-134. Questo sarebbe il numero della diretta. Se ne volete approfittare, perché abbiamo ancora 5 minuti a nostra disposizione. Perché se lo fate adesso, altrimenti le cose ve le dovrò leggere domani, ok? Ve le leggerò domani. E questo, allora, a me, ripeto, fa pensare tantissimo. Fa pensare tantissimo perché mi fa sempre pensare a come noi a nostra volta dovremmo imparare nella vita, no? E adesso è importante davvero che noi ci diamo una bella mossa. Hola. Io credo che noi dovremmo capire che quando la fatica è sostenuta da una visione, quando la fatica è sostenuta da un sogno, quando la fatica è sostenuta da un'etica, quella fatica, ragazzi cari, diventa come la stella polare, brillerà per tutta la vita nel corso della vostra vita. Noi non vogliamo fare fatica semplicemente perché non abbiamo ancora trovato la nostra stella polare, perché non comprendiamo che a volte è proprio la fatica che ti rende un uomo forte. Sapete cosa diceva vero Seneca? Misero è nella vita chi misero non fu mai, cioè le persone che praticamente non hanno l'esperienza della fatica sono persone che rimarranno fragili, deboli nel tutta la vita, che non metteranno nella fragilità il lievito e per cui non faranno una buona pizza, perché voi sapete, è vero, che la farina con lievito produce la pizza, ma la farina senza lievito non produce proprio niente, mica poi solo pizza, anche focacce, panini, ma ci fermiamo qua, sennò dopo mi viene anche fame. E allora, da questo punto di vista, cari ragazze e cari ragazzi, chiedetevi: ma io in questo momento dove la sto mettendo la mia fatica? Punto di domanda. Questa è una cosa bella. Dove la sto mettendo la mia fatica? Dove la sto mettendo? Sono davvero disponibile in questo momento di metterla, questa mia fatica? Sì o no? Punto di domanda. E allora, quando voi vi fate questa domanda, dobbiamo renderci conto di come possiamo davvero migliorare, cambiare, di come praticamente possiamo davvero andare oltre. Chi scopre questo ha scoperto uno dei più grandi segreti della vita. La fatica in realtà è ciò che rende un uomo un uomo, è ciò che rende una donna, è ciò che ci rende davvero delle persone in gamba, che ci rende delle persone forti dentro, delle persone solide, delle persone capaci di andare oltre, delle persone che non si lasciano abbattere tanto facilmente. Il paradosso è questo: più voi farete fatica e meno fatica dovrete fare, ma meno fatica fate oggi, più fatica dovrete fare domani. Ma non la fatica buona, la fatica di fare un lavoro che non vi piace, la fatica di trovarvi in delle situazioni che non sono le vostre situazioni, la fatica di portare una maschera che non è il vostro volto, la fatica di recitare una parte che non siete voi. Eh sì, signori miei, state molto attenti a questo.
Signore e signori, che bella puntata, mamma mia che bella puntata quella di oggi. Sono esattamente in questo momento le ore 15. Siamo rigorosamente in diretta. Andate a vedere sui vostri smartphone o sul vostro orologio che ore sono. Scoprirete che sono esattamente le 15 in questo momento. E per cui, visto che sono le 15 e visto che il vostro coach ha una bella giornata impegnativa con tanti begli incontri che non vede l'ora di fare, voglio darvi un grande abbraccione e ricordarvi che questa sera, tra virgolette, alle ore 21 ci sarà una bellissima puntata di Crescere per Educare. Ci sarà la 532esima puntata, no la 532esima, scusate, no, perché il numero non mi è stato scritto, vabbè, ci sarà comunque la puntata, adesso vediamo qual è, trovarla, sì, la 152esima puntata di Crescere per Educare. E dunque in questa puntata parleremo di una, pensate, lettera che una ragazza, una persona adulta, ha voluto scrivere ricordando un episodio di quando lei aveva 8 anni e che prendeva sempre 9 in matematica perché aveva scoperto un modo per copiare. Poi magari, se vi interessa, vi spiega in che modo si può fare, così anche voi avete un metodo in più. C'è un modo per non faticare. E chiaramente si è trovata in una situazione in cui la sua coscienza era una roba grafasea, più puerina. Ma poi trova il coraggio, ma non vi voglio adesso raccontare tutto perché è troppo bello da ascoltare dal vivo, e poi trova il coraggio praticamente di dire questo a suo padre. E lì c'è qualcosa di bellissimo che non voglio neanche svelarvi, perché a me dà fastidio quelli che raccontano la fine dei film, no? Per cui io non voglio raccontarvi. Però questa sera alle ore 21 dai microfoni di Radio Evolution ci sarà la 152esima puntata di Crescere per Educare, e per cui se volete ascoltarla, questa la potete ascoltarla anche voi ragazzi e ragazze, potete ascoltarla anche voi questa qui, non solo i genitori, insegnanti e educatori. E poi naturalmente sarà in replica domani alle ore 9 o domani alle ore 22 e il sabato alle ore 21. Noi a Di Piacendo ci sentiremo questa sera e naturalmente domenica nella puntata di Volersi Bene, nella 175esima puntata di Volersi Bene. Sono molto felice di essere con voi, saluto tutti coloro che si trovano nel Giardino dello Zen, che è un gruppo di WhatsApp, e saluto tutti i ragazzi e le ragazze che ho incontrato, anche quelli che ho incontrato lunedì sera a Trani, che si trova in Puglia, vicino a Bari. Io vi ringrazio di cuore, un abbraccio di quelli che restano, grazie a Sara per la preziosa collaborazione in regia e naturalmente a New York Coach ritornerà il prossimo martedì 12 maggio. Ciao ragazze e ragazzi!